Ovviamente c'è una grande delusione, un gran rammarico perché noi volevamo crederci fino alla fine e purtroppo con questo passo falso e la vittoria del Campobasso è andata male. Cosa è mancato questo pomeriggio all'Aquila? Ma secondo me nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni per portarci in vantaggio. E loro hanno fatto la loro partita, si sono chiusi dietro e loro, da quello che sapevo, gli bastava un pareggio o poco più per avere la salvezza automatica. Loro hanno fatto la loro partita e noi abbiamo avuto un po' di sfortuna a non trovare il gol del vantaggio. Da capitano al termine quasi di questa stagione, che bilancio si può trarre? No, sicuramente un bilancio positivo. Perché noi siamo sempre una neopromossa e giocarci fino alla fine del campionato, abbiamo disputato secondo me un ottimo campionato. Forse è mancato qualche punto perso nella prima parte. Sì, esatto, siamo partiti un po' male, con un po' troppe sconfitte e alla fine la paghi questi punti persi. Adesso ci sono i playoff, con quale spirito va l'Aquila a giocarsi questa fase 2? No, ovviamente siamo qualificati secondi, quindi giochiamo eventualmente tutte e due le partite in casa, abbiamo due risultati su tre, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo e puntarli a vincere. Un'ultima menzione, tanto pubblico che questa mattina è partito dall'Aquila per provare a viverlo questo sogno. Sì, come ho detto anche prima in un'altra intervista. E il pubblico non è mai mancato, sia fuori che in casa, e quindi ci aspettiamo anche domenica, come abbiamo già visto, un grosso pubblico.